dovete stare tutti a casa, tutti adesso con queste di macchine. Ciao a tutti e benvenuti nel mio laboratorio. Oggi vi insegnerò a rammendare buchini e buchetti. Ci sono vari modi con i quali potete bucare i vostri vestiti, ad esempio con un lavaggio sbagliato in lavatrice, oppure con una sigaretta e, perché no, anche una cannetta. Vi vedo, il fumo fa male. Voglio essere onesta con voi sin da subito: una volta che un tessuto è bucato, purtroppo non tornerà mai più identico a come era prima. Quello che possiamo cercare di fare però è renderlo il più dignitoso possibile. Iniziamo. Di cosa abbiamo bisogno? Di un ago. Vi consiglio di usare un ago di piccole dimensioni, poiché soprattutto se inesperti, con un ago grande rischiate di ampliare il buco. Di un filo. Io userò un filo bianco per farvi vedere il contrasto e la lavorazione, ma vi consiglio di usare il filo del colore più simile al tessuto che andrete a riparare. Questo perché più il colore del filo sarà uguale al tessuto, meno la riparazione si vedrà. Forbici. In questo caso io userò un rasafilo, che è uno dei miei oggetti preferiti, ma voi potete usare delle forbici qualunque. Iniziamo infilando l'ago. Se non sapete come fare, troverete nel mio tutorial su come attaccare i bottoni la spiegazione di come infilare l'ago con e senza infilago. Lavoreremo con un filo singolo. Tagliamo e facciamo un nodo all'estremità del filo più lungo. Tagliamo il filo in eccesso. Inizieremo riparando un buco fatto con una sigaretta. Questa è la mia meravigliosa vestaglia di pile. Come vedete, il buco è bruciato. Questo perché il pile è un tessuto sintetico e quindi tende a squagliarsi. Noterete che se avete un buco di sigaretta in un vestito o in una maglietta di cotone, non sarà bruciato così, poiché il cotone, in quanto tessuto naturale, brucia nella stessa maniera della carta. Quindi vi consiglio di usare questo metodo se il vostro buco di sigaretta è su tessuti sintetici, mentre invece se si trova su un tessuto naturale o comunque di cotone, guardate come riparerò i buchi della lavatrice, perché quello sarà il metodo più corretto. Iniziamo rivoltando la nostra manica dal dritto al rovescio. Infiliamo l'ago a un millimetro dall'inizio del buco, facendolo uscire dall'altra parte. Tiriamo il filo fino a che non saremo arrivati al nodo. Non tiriamo troppo, altrimenti il nodo uscirà sul dritto. Procediamo infilando a circa 2 mm di distanza lungo l'altezza del buco di nuovo il nostro ago. Tiriamo nuovamente. Procediamo in questa maniera per tutta la lunghezza del buco, di 2 mm in 2 mm. Mano a mano che facciamo questa operazione, tiriamo, ma non troppo, per non creare un eccessivo difetto. Quando saremo arrivati alla fine del buco, torniamo indietro facendo la stessa operazione, tentando di passare nei punti dove non siamo già passati. L'aspetto del lavoro al rovescio è quello di una sutura. Una volta cucito da un verso e dall'altro, giriamo il lavoro al dritto per vedere se il risultato ci soddisfa. Voi vedete il mio filo proprio perché, come vi dicevo, è bianco, altrimenti non avreste visto nulla. Se siamo soddisfatti del nostro rammendo, possiamo chiudere il lavoro. Facciamo un altro punto e passiamo l'ago all'interno del cappio che si forma. Successivamente facciamo un nodo. Vi insegno ora un trucco per far sì che il vostro nodo rimanga attaccato al lavoro. Facciamo il nodo in questa maniera e per farlo scorrere infiliamo al suo interno l'ago e lo trasportiamo. Quando siamo arrivati alla fine, quindi alla posizione desiderata del nostro nodo, semplicemente tiriamo via l'ago. Il primo buco è ricucito. Come vedete, il tessuto non risulta perfettamente piatto. Questo perché una volta che il nostro tessuto si è squagliato, purtroppo quel pezzo mancherà sempre. Non possiamo pretendere che il tessuto resti perfettamente liscio. Passiamo ora a rammendare i buchini che si creano in lavatrice. Come vi dicevo, questo metodo vale anche per i tessuti naturali che avete bucato con le sigarette. Per cercare di evitare il più possibile di creare buchi con la lavatrice, dovremmo sempre ricordarci di chiudere le zip dei capi che laviamo. Se evitate di fare buchi, sicuramente non dovete perdere tempo a rammendarli. Vi farò vedere come riparare due diverse dimensioni di buchi, una un po' più grande e una un po' più piccola. Partiamo da quella più grande. Prima di iniziare a ricucire il vostro buco, vi consiglio di schiacciarlo leggermente con il ferro un po' di vapore. Questo farà sì che il vostro buco inizierà a restringersi prima ancora che voi iniziate a cucirlo. Prendiamo il nostro tessuto e lo giriamo dal dritto al rovescio.
Questo è il mio buco più grande. Inizio infilando l'ago a 1 millimetro circa dall'inizio del buco. Soprattutto se siete inesperti, vi consiglio di partire anche prima. Questo perché se infilate l'ago troppo vicino al buco, rischiate di farlo aprire ancora di più. Infiliamo l'ago e arriviamo alla fine con il nostro nodo. Quello che cercheremo di fare ora è ricreare la maglia che appunto non c'è più. Procediamo infilando l'ago, andando a salire, prendendo entrambi i lembi e cercando di riavvicinarli. Mi raccomando, non tirate troppo, perché in questo caso cercheremo di ricreare la maglia facendo sì che il tessuto rimanga più piatto possibile. Meno tirate, più il tessuto resterà piatto. Arrivati alla fine del buco, come prima, torniamo indietro. La cucitura non sarà regolare perché il buco non è regolare come nel caso di prima, in quanto smagliato. Come vedete, si sono formate delle X. Appiattiamo il nostro lavoro con le dita, giriamo al dritto per vedere se il buco si è riemarginato. C'è ancora un buchino che potrebbe continuare ad aprirsi, dunque proseguiamo. Procederemo ora ricreando una trama verticale. Infiliamo l'ago verticalmente. Questo aiuterà il nostro buco a restare insieme e non aprirsi più. Andiamo ora nel senso opposto. Appiattiamo nuovamente il lavoro con le dita e giriamo al dritto per vedere se ci soddisfa. Nel mio caso la riparazione è molto evidente proprio perché ho usato un filo bianco per farlo vedere a voi, ma vi assicuro che se avessi usato un filo, in questo caso grigio fumo, sarebbe stata pressoché invisibile. Chiudiamo ora il nostro lavoro come prima, quindi facciamo un punto, infiliamo l'ago nel cappio che si crea e infine facciamo un nodo e lo facciamo scorrere come vi ho fatto vedere prima. Anche il mio secondo buco è rammendato. Come vi anticipavo, la cucitura rimane piatta. Ricuciamo ora il buco più piccolo. Più è piccolo il buco, più sarà facile da rammendare e meno sarà visibile il nostro rammendo. Soprattutto per chiudere dei buchi piccoli, mi raccomando, cercate di non fare più di un nodo alla fine del filo, altrimenti creerà spessore. Prendiamo il nostro lavoro e lo giriamo dal dritto al rovescio. Infilo l'ago a 1 millimetro dall'inizio del buco. Tiro, ma non troppo, altrimenti, come nei casi precedenti, il nodo uscirà al dritto. Ora cercherò di individuare la metà del buco ed è proprio lì che andrò a effettuare il prossimo punto. Tiro leggermente. Il terzo punto lo farò 1 millimetro sopra la fine del buco. Ora tornerò indietro, quindi effettuerò il prossimo punto di nuovo alla metà del buco. Per fare l'ultimo punto torno di nuovo dove sono partita. Il buco dovrebbe essere chiuso. Chiudiamo il lavoro. Facciamo un piccolo punto, facciamo passare l'ago nel cappio e facciamo il nodino. Mi raccomando, non tagliate il filo troppo vicino al nodo e questa è una regola valida per la vita, altrimenti il nodo si scioglierà. Come vedete, la t-shirt è ora riparata e siamo andati a ricreare le maglie mancanti. Ovviamente questo è il mio personale modo di chiudere i buchi, ma ritengo che sia valido proprio perché lascia il tessuto piatto senza creare grinze e vi garantisco che se scegliete il filo del colore giusto comunque non si vede. Questa tecnica potrebbe essere valida anche per riparare i calzini. Prendo il mio terzo e ultimo capo da riparare. In questo caso, più che di un buco, si tratta di un vero e proprio strappo. Iniziamo tagliando i fili in eccesso. Non tagliamoli troppo vicini alla sfilatura, altrimenti continuiamo a far aprire il tessuto. Tagliamo giusto quelli che ci danno fastidio. Una volta fatta questa operazione, iniziamo come in tutti gli altri casi. Infiliamo l'ago, facendolo uscire in superficie a 1 millimetro circa dall'inizio del buco. Anche in questo caso voglio cercare di fare una riparazione che resti il più piatta possibile, per cui cercherò di creare una trama di X lungo tutto il perimetro del mio strappo e per farlo lavorerò prima in un verso e poi nell'altro. Infilo l'ago in questa maniera da parte a parte lungo tutto il perimetro, lasciando circa 2 mm di distanza tra un punto e l'altro. Come sempre non tiro troppo, ma il giusto affinché i due lembi si riavvicinino.
L'ultimo punto prima di tornare indietro lo facciamo un millimetro dopo la fine del nostro strappo. Come vedete, anche in questo caso la cucitura ha un aspetto irregolare, proprio perché lo strappo, soprattutto nell'angolo, è veramente irregolare e sfibrato. Una volta fatta la prima sutura in questo verso, siamo pronti a tornare indietro. Cerchiamo dunque di infilare l'ago nei punti dove non siamo passati per far sì che di nuovo si creino delle X. Facciamo questa operazione fino ad arrivare di nuovo al punto di partenza. Nel mio angolo, che è particolarmente sfibrato, farò più di un semplice passaggio, quindi tenderò a fare più punti del dovuto proprio per far sì che non si strappi nuovamente. L'obiettivo è quello di tenere il tessuto più saldo possibile, quindi soprattutto in questo caso si tratta di un lenzuolo, non preoccupatevi troppo della resa estetica finale, perché l'importante è che il tessuto resti insieme. Proseguiamo fino a che non saremo arrivati nuovamente al punto di partenza. Arrivati alla fine, giriamo il lavoro sul dritto per vedere se ci sembra riparato. Dunque chiudiamo il lavoro. Facciamo un punto. Sì, lo so, sono ripetitiva. Infiliamo l'ago nel cappio e facciamo un nodo fino a farlo scorrere. Questa cosa del nodo, come vedete, se vi sfugge il lavoro può non riuscirvi, quindi il nodo si ferma qui. Nessun problema, ne fate un altro e lo fate scorrere, come se nulla fosse. Tagliamo. E anche il nostro strappo sul lenzuolo è riparato. Prima di salutarvi però vorrei spiegarvi meglio il concetto del fare una X con il tessuto. Per mostrarvelo ho disegnato un quadrato su questo tessuto bianco, perché noi dovremmo andare a cucire nei quattro angoli del quadrato. Quindi partiamo da un angolo, successivamente infiliamo l'ago nel punto diametralmente opposto, per poi uscire da quest'altro angolo. Per concludere, infiliamo l'ago nell'ultimo dei quattro angoli. Come vedete, in questo modo si è creato una X. Questo è uno dei concetti alla base del rammendo, quindi creare una X che riesca a tenere insieme i due lembi della stoffa che si sono separati. Spero di esservi stata d'aiuto. Per oggi è tutto. Mi raccomando, non esitate a scrivermi per dubbi o perplessità. Ci vediamo al prossimo tutorial.